Dal Vangelo di Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». E detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne, che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questo Sabato Santo vi raggiunge dalla chiesa di Santa Chiara in Lanciano. In questa chiesa ha sede l'Arciconfraternita Orazione e Morte di San Filippo Neri, che da tantissimi secoli si occupa delle celebrazioni della Settimana Santa e cura in modo particolare la processione di Gesù Cristo morto del Venerdì Santo. Abbiamo scelto questo luogo proprio per questo motivo, perché possiamo entrare nella tradizione, possiamo entrare nella storia dalla quale proveniamo, per farne tesoro, per valorizzarla e per riempirla di germogli evangelici. Perciò abbiamo letto anche dal Vangelo di Luca il momento in cui Gesù muore sulla croce, da essa viene deposto e poi viene messo nel sepolcro. Sepolcro di Giuseppe di Arimatea, che per amicizia dà a Gesù la tomba che si era preparata per sé. In questa tomba Gesù si riposa. Come Dio, nel momento della creazione, il settimo giorno si riposò, così Gesù, al termine della sua ultima settimana di vita, in questo sabato della nuova creazione, quella attraverso la quale Gesù dà vita al mondo nuovo, all'uomo nuovo, alla creatura nuova, anch'egli si riposa. Di fronte a questo sabato, di fronte a questo giorno, noi abbiamo due atteggiamenti da vivere: l'atteggiamento dell'attesa e l'atteggiamento del silenzio. Sono due atteggiamenti non facili da tenere nel nostro cuore e nella nostra vita. Sono atteggiamenti non facili perché ci chiedono di rientrare in noi stessi e ci chiedono di proiettarci verso il futuro, mentre invece la giornata del Sabato Santo sembra schiacciarci sul passato e sulla fine di tutto. Cosa può continuare a vivere se anche Gesù è morto? Come possiamo attendere un futuro migliore se anche Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, l'amore fatto carne, adesso è stato deposto in un sepolcro? Dov'è Dio? Perché tutto questo è accaduto?
sono domande eterne che l'uomo si fa da sempre di fronte alla morte, di fronte alla morte di Cristo, ma anche di fronte ad ogni morte. E sono le domande che credo anche noi vogliamo farci di fronte alla morte, che al di là della pandemia nella quale siamo ancora inseriti e della guerra che ci è precipitata addosso, anche noi dobbiamo confrontarci, perché prima o poi, appunto al di là di tutte le cose, anche noi saremo chiamati a vivere questo momento. Fare silenzio perciò è difficile. Pensate che nel corso del tempo, nel corso degli anni passati, il Sabato Santo era stato praticamente annullato. Il Venerdì Santo era il giorno della morte di Gesù, la domenica era il giorno della sua risurrezione, ma la veglia pasquale, quella che noi celebriamo nella tardissima sera del Sabato Santo, proprio per celebrare la vittoria della luce sulle tenebre, la vittoria della vita sulla morte, veniva celebrata nella mattina di sabato. Intorno alle 10, il sacerdote con il sagrestano, poche suore, i chierichetti e qualche fedele celebrava la veglia pasquale. Si chiudevano tutte le finestre della chiesa per simulare il buio e affinché appunto potesse sembrare più reale la vittoria della luce sulle tenebre e potesse sembrare più reale il cero pasquale che brillava, la luce di Cristo risorto nel buio della chiesa stessa. Finalmente, con Papa Pio XII nel 1951, la veglia di Pasqua è stata restituita al suo spazio proprio, la sera del sabato, e quindi il giorno del sabato ha ritrovato il suo spazio, ha ritrovato la sua dignità. Certo, è un giorno unico durante tutto l'anno in cui non ci sono celebrazioni, ma proprio questo silenzio ci costringe a riflettere. Proprio questo silenzio ci costringe a ripensare alle parole di Gesù, in modo particolare alle ultime, al testamento d'amore che Gesù ci ha lasciato durante l'ultima cena, ma anche alle poche parole che Gesù ha pronunciato sulla croce. Infatti, ciò che è accaduto durante i giorni della passione e della morte di Gesù è estremamente significativo per noi. Gesù è stato processato ed è stato processato ingiustamente e davanti a coloro che lo giudicavano senza alcun motivo, Gesù tace, non risponde praticamente mai a Pilato, assolutamente mai ad Erode e nemmeno ai sommi sacerdoti, agli scribi e agli anziani del popolo. È il perseguitato innocente che tace. Griderà e griderà a Dio affinché gli spieghi quello che sta accadendo. Urlerà anche Gesù il suo perché di fronte al dolore innocente, di fronte alla sofferenza senza senso. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi sussurrerà, pur a voce alta, il suo abbandono nelle mani del Padre, ricco di amore e di misericordia. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Come sarebbe bello se anche io e anche voi, care sorelle e cari fratelli, fossimo in grado di seguire questi atteggiamenti di Gesù, questi insegnamenti che non sono fatti tanto di parole quanto di esperienza vissuta, di fatti concreti. Di fronte alla sofferenza, di fronte al dolore, specialmente quello innocente, specialmente quello che non guarda in faccia a nessuno, come in un terremoto, come anche nella pandemia da cui stiamo uscendo, come questa guerra insensata e sacrilega che stiamo vivendo, anche noi, come sarebbe bello se imparassimo a fare un po' di silenzio, per poi gridare a Dio il nostro perché.
per poi chiedere spiegazioni a Dio del suo silenzio, della sua apparente sconfitta, ma poi per dare al Signore la nostra vita, per consegnare a Lui la nostra esistenza, proprio come ha fatto Gesù. Infatti, lo abbiamo ascoltato dal Vangelo di Luca, le tenebre hanno dominio sulla terra. Arriva questa ora oscura per tutti, come è arrivata per Gesù, ma il Vangelo la delimita. Lo spazio della vittoria delle tenebre, lo spazio della vittoria della morte sono 3 ore, dal mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Questa ora è l'ora delle tenebre. Poi però Gesù sconfigge la morte, vince le tenebre con la luce della risurrezione. Don Tonino Bello, con il suo linguaggio poetico, ci offre una bellissima descrizione di ciò che accade sul Calvario in quel momento e ci dice che la croce, anche quando è più lunga di 3 ore, anche quando può durare un'intera vita, è sempre collocazione provvisoria. Dalla croce Gesù viene sceso e quella croce diventa gloriosa, diventa fiorita, come dicevano i padri della Chiesa, e le stigmate, le ferite della passione diventano le feritoie attraverso le quali noi possiamo vedere la bellezza di Dio e l'esistenza dei fratelli verso i quali riversare il nostro amore e il nostro servizio. I rantoli dell'agonia, dice Don Tonino Bello, si trasformano nei travagli del parto. Il Calvario, pur con tutta la sua sofferenza, non può schiacciarci, non è terreno edificatorio, su di esso non è possibile costruire. Non siamo chiamati per abitare eternamente il dolore, non siamo chiamati per vivere eternamente la sofferenza. Siamo chiamati, come ha fatto Gesù con la sua croce, ad abbracciare la nostra croce, a distenderci anche noi su di essa, sapendo che dall'altra parte però c'è Gesù e sapendo che la croce è il momento massimo dell'amore. È lo strumento attraverso il quale l'amore porta a compimento il progetto di Dio, che è progetto di salvezza e progetto di vita nuova. Perciò possiamo attendere in questo giorno e perciò possiamo aprirci alla speranza. Le donne, insieme con gli altri, erano lontane e da lontano guardavano quello che stava succedendo. Addirittura Luca nel suo Vangelo dice che le persone assistevano a questo spettacolo. Noi non possiamo vedere la passione e la morte di Gesù come uno spettacolo e non possiamo pensare che con la morte, con la chiusura delle tende, tutto è finito, tutto è chiuso. Questo lo hanno pensato i discepoli che si erano rinchiusi nel cenacolo per la paura. Questo lo hanno pensato le donne che aspettavano solo la mattina del giorno dopo il sabato per portare gli oli profumati al sepolcro e così terminare la sepoltura di Gesù. Questo lo hanno pensato soprattutto i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, i quali pensavano di aver vinto in quanto Gesù era nel sepolcro e le guardie di Pilato facevano buona guardia davanti alla tomba perché nessuno potesse rubare, secondo loro, il corpo di Gesù. Ma non tutto è finito. Gesù è sceso agli inferi, dagli inferi ha fatto risalire tutti gli uomini, tutte le creature che erano già morte ed oggi, in questo sabato santo della nostra storia, così difficile a causa della pandemia e della guerra, Gesù vuole penetrare negli inferi del nostro cuore, vuole raggiungere le profondità della nostra anima, vuole raggiungere le zone più oscure della nostra esistenza, la nostra ombra, come la chiamano gli psicologi, e da lì vuole farci risalire, da lì vuole rotolare
la pietra che è davanti ai nostri sepolcri, affinché insieme con Lui noi possiamo sperimentare la bellezza e la gioia della risurrezione e, come Maria di Magdala, correre a perdifiato verso i nostri fratelli per dire a tutti: il Signore è risorto.